Ok. Allora, namaste. Oggi faremo una pratica di Akanda Hatha Yoga classica basata sul primo sutra di Patanjali. Hatha Yoga Anusasanam. Questo sutra viene spesso tradotto come adesso inizia lo yoga. Ma in realtà ha un significato più correlato al momento presente, indicando che lo yoga ci porta nell'ora, nel presente. Andremo ad intonare insieme questo sutra come mantra della lezione di oggi e faremo una pratica classica per riallinearci ed entrare in completa consapevolezza e presenza del giorno d'oggi, in questo momento. Chiudiamo gli occhi, ci mettiamo in una posizione comoda seduta, con la schiena dritta, gli ischi ancorati a terra. Come sempre, iniziamo semplicemente a respirare. Osserviamo il flusso del nostro respiro all'interno del corpo. Diventiamo consapevoli delle sensazioni che questo respiro genera. Rilassiamo le spalle, il viso. Nel prossimo inspiro portiamo le mani in Namaskar Mudra. E ci prepariamo per intonare insieme Tre Om. Inspiro. Inspiro. Rimaniamo per un attimo con le mani in Namaskar Mudra e ci sintonizziamo con la frequenza universale dell'Om, il suono della creazione. E respiriamo profondamente. Portiamo le mani sulle ginocchia. Ci prepariamo per fare Kapalbhati prima di iniziare con il nostro mantra. Quindi mani in Jammudra, braccia distese. Inspiriamo insieme. Espiriamo completamente insieme. Ed inspiriamo per iniziare Kapalbhati. Iniziamo.
Espiro, 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 espiro. Ancora per 5, 4, 3, 2, 1. Espiro completamente, svuoto tutto il corpo, lo porto sotto vuoto e trattengo dentro l'aria, porto la pancia in dentro, il perineo lo stringo in alto e il mento verso il petto. Ancora per 5, 4, 3, 2, 1. Rilascio solo la pancia e il mento, trattengo il perineo ed inspiro. Inspiro, 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 facendo entrare quanta più aria posso. Quando arrivo al limite, trattengo nuovamente e chiudo solo il mento e il perineo. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Rilascio prima il collo verso l'alto, rilascio il banda del perineo ed espiro completamente. Respiriamo normalmente e portiamo le mani in Namaskar Mudra per iniziare a intonare insieme il mantra Atha Yoga Anusasanam. Lo canto io una volta per farti sentire com'è e poi lo cantiamo insieme. Atha Yoga Anusasanam. Insieme, inspiro. Atha Yoga Anusasanam. 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 Più forte. Atha Yoga Anusasanam. 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 Iniziamo a rallentare il tono della voce, ad abbassarlo. Atha Yoga Anusasanam. Atha Yoga Anusasanam. Atha Yoga Anusasanam. Atha Yoga Anusasanam. Non vi spiego. Atha Yoga Anusasanam. Atha Yoga Anusasanam.
Andiamo a ripeterlo dentro di noi in silenzio. Apriamo lentamente gli occhi e ci spostiamo nella posizione del tavolo. Puntelliamo i piedi e ci spostiamo in Parvottasana. Quindi le dita delle mani sono ben aperte, le mani spingono il corpo verso l'alto, la schiena è dritta. E se possibile i talloni sono a terra. Il collo rilassato, così come le spalle e la testa. Respiriamo. Al prossimo inspiro guardiamo in avanti e iniziamo a camminare il corpo in avanti. Rimaniamo con il corpo abbassato e ci prendiamo gli alluci dei piedi per fare un forward bending con la schiena ricurva. Quindi portiamo il mento verso il petto e scendiamo giù verso le ginocchia. E respiriamo. Esatto, perfetto, bravissimo. Continua a respirare. I movimenti curvi e dritti della schiena in questa posizione hanno due funzionalità diverse. Una aumenta la flessibilità e l'altra rafforza i muscoli. Respiriamo. Ancora due respiri. Al prossimo inspiro, guardiamo in avanti. Espiro. Ed inspirando, premiamo a terra con i piedi. Ritorniamo su, portando le braccia verso l'alto. Un lieve back bend. Espiro, braccia giù. Da qui portiamo le piante dei piedi quanto più vicine possibili, anche leggermente distaccate, se ti danno fastidio le ginocchia. E iniziamo a inspirare, portiamo su la punta dei piedi ed espirando la portiamo giù senza sbattere i talloni. Inspiro, espiro. Continuiamo. Hatha Yoga Anusasana. Concentrati sul respiro e sul movimento dei piedi. Schiena dritta, le spalle sono rilassate. Ora per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trattengo le punte verso l'alto, inspiro, inspiro, inspiro.
ed espiro, scendo giù. Mi riporto il corpo in avanti e questa volta facciamo il forward bend con la schiena dritta, quindi portiamo il petto verso le ginocchia e la testa cerca di andare verso il pavimento. Le spalle sono lontane dalle orecchie. Ci concentriamo sul respiro e lasciamo cadere completamente il peso del corpo. Hatha Yoga Anusasana. Continua a respirare e di allungare la tua colonna vertebrale quanto più riesci. Molto bene. Ultimi due respiri profondi, consapevoli. Presenti. Rilascio i pollici, gli alluci, arriviamo a terra con le piante dei piedi, inspirando andiamo su, leggero backbend, espiro, scendo. Lascio le mani ai fianchi. Qui ci prepariamo ad impostare una posizione di equilibrio. Quindi ancoriamo il piede sinistro a terra, apri bene la pianta del piede, le dita si allargano ed inspirando portiamo su la gamba destra. E rimaniamo in questa posizione. Se vuoi puoi portare le mani in Japa Mudra, in questo modo. Fissa un punto fisso di fronte a te, respira. Ancora per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lentamente scendi giù con il piede destro, rilassiamo entrambe le gambe. E adesso ancoriamo il piede destro a terra, come abbiamo fatto con il sinistro, e portiamo sul piede sinistro. E respiriamo. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Scendiamo giù lentamente, rilassiamo le gambe. Andiamo di nuovo in forward bend, quindi piedi separati oppure leggermente separati. Uniti oppure leggermente separati e scendiamo giù con il corpo per fare il movimento della schiena incurvato, quindi portiamo il mento al petto e andiamo verso le ginocchia e respiriamo. Esatto.
yoga, anusasana. Ultimi due respiri. Il prossimo inspiro, guardiamo in avanti, espiro ed inspiro, mi porto su, apro le braccia, apro leggermente il back bend ed espiro, riporto le braccia di fronte a me e sui fianchi. Separiamo i piedi alla distanza delle spalle, apriamo le braccia. Iniziamo a fare un tapping sulla altezza del petto facendo questo movimento qua. Inspiro al centro ed espiro, vado sul lato. Andiamo. Stiamo attivando il sistema immunitario, rafforzando il timo. Diamo dei colpi con la parte interna della palma della mano, sotto il pollice. Continuiamo. Le gambe restano ferme, ben ancorate a terra. Cinque, quattro, tre, due, uno. Inspiro, torno al centro, apro bene le braccia, apro il petto, rilascio le spalle. Ed espirando lentamente, lascio cadere le braccia. Riportiamo di nuovo le piante dei piedi unite oppure leggermente separate, scendiamo giù, ci prendiamo gli alluci dei piedi e facciamo la variante con la schiena dritta, quindi ci stiriamo quanto più possibile verso i piedi. E respiriamo. Hatha Yoga Anusasanam. Ultimi due respiri. Portiamo le mani a terra, camminiamo indietro con i piedi per portarci nella posizione della montagna, Parvottasana. In Parvottasana facciamo 5 respiri consapevoli, pieni yogici.
Finiti questi 5 respiri, camminiamo un pochino in avanti con le mani e ci portiamo in plank di fronte a noi. E dal plank prendiamo la gamba destra e la portiamo all'esterno di entrambe le mani. Quindi le mani sono interne e la gamba va verso l'esterno. Mi metto in una posizione che mi vede meglio. Quindi così. E da qui, se riesci, scendiamo giù o con entrambe le mani oppure anche così. L'esercizio sarà quello di spostarci quanto più possibile verso il lato opposto. Esatto. Quando raggiungi il tuo limite, ascolta prima il tuo corpo, poi me. Rimaniamo nella posizione e respiriamo. Hatha Yoga Anusasana. Senti la distensione dell'inguine destro e permettiti di scioglierti all'interno dell'asana attraverso il respiro. Ultimi 2 respiri. Uniti i respiri, riprendiamo a camminare con i gomiti in modo da riportarci in una posizione dritta. Ci riportiamo su con le mani e andiamo in plank per impostare la posizione sul lato opposto, quindi questa volta la gamba sinistra va oltre le mani e la destra è rilassata e ci spostiamo quanto più possibile sul lato destro. Respira. Hatha Yoga Anusasana. Ultimi 2 respiri. Finiti 2 respiri, lentamente ricamminiamo con i gomiti al centro. Poi distendiamo le braccia portando le mani sul tappetino. Puntelliamo il piede destro, portiamo su il ginocchio destro e andiamo in plank. Dal plank ci spostiamo in un plank laterale e qui hai 2 opzioni. O metti la gamba destra a terra oppure fai il plank completo oppure se ti senti particolarmente forte puoi portare anche la gamba sinistra in alto. Fai l'opzione che per te è più comoda. Portiamo sul braccio. Ninja Mudra. Respira. 5, 4, 3, 2, 1. Espirando scendiamo lentamente e ci spostiamo con la stessa variante sul lato opposto.
5, 4, 3, 2, 1 e scendiamo lentamente. Siamo in plank dritto, poggiamo le ginocchia per andare sul tavolo e dal tavolo ci spingiamo a terra con le mani per andare nella posizione del bambino. Poggia pure la testa sul tappetino, le braccia sono distese in avanti oppure sotto la tua fronte, come sei più comoda. Respira profondamente, lascia completamente il peso del corpo andare a terra. Si rilassa la testa, il busto e le gambe. Sei in una posizione di completo abbandono e rilassamento. Atha Yoga Anusasanam. Inspirando insieme ci prepariamo per fare un Brahmri, il suono del calabrone, quindi labbra che si toccano, denti separati. Inspiro. Di nuovo, inspiro. Ultimo, inspiro. Siamo il suono di diffondersi all'interno del corpo, intorno a noi, nella nostra mente. E qui lentamente premiamo a terra con entrambe le ginocchia. Iniziamo a srotolare la colonna vertebrale portandola verso l'alto, lasciando la testa a penzoloni che è l'ultima a salire. Quando ci troviamo già in una posizione con la schiena dritta, ci sediamo sul tappetino. E distendiamo la gamba sinistra per portare dentro l'inguine la gamba destra. Qui ci sono due opzioni, dipendendo dal livello di flessibilità. Questa è l'opzione base, quindi il tallone del piede destro è dentro l'inguine, il bacino è direzionato verso il piede sinistro che è a 90 gradi. Inspirando, guardiamo su. E espirando scendiamo lentamente, prima con il busto e poi con il resto del corpo. Ti puoi prendere o la caviglia o la pianta dei piedi o dove sei più comoda. E respira. Lascia andare ogni resistenza. Cerca di entrare completamente in connessione
con l'asana che stai facendo. Diventa consapevole dei tuoi limiti, delle sensazioni del corpo. Atha Yoga Anusasanam. Ultimi due respiri. Al prossimo inspiro guardo in avanti verso il piede, espiro ed inspirando ci riportiamo su con la colonna vertebrale dritta. Chiudiamo la gamba sinistra e ci spostiamo sul lato opposto per distendere la gamba destra. Il tallone della gamba sinistra va all'interno. Piede destro 90 gradi, il bacino si direziona verso il piede destro, inspiro braccia su ed espiro scendendo prima con il busto fino a dove arriviamo, poi con la testa. E respiriamo. Atha Yoga Anusasanam. Se senti che il tuo limite è aumentato, estenditi nella posizione con comodità e facilità, altrimenti resta dove sei. Ultimi due respiri profondi, consapevoli. Il suono che senti dietro è uno scoiattolo. Il prossimo inspiro guardiamo verso il piede destro. Espiro. Ed inspirando ritorniamo su lentamente. Da qui ci prepariamo per aprire entrambe le gambe in avanti, con gli ischi ben ancorati a terra, apri fino alla tua massima distensione, sempre rispettando il tuo limite, e poi distenderti in avanti per prendere le caviglie, per prendere gli alluci dei piedi, oppure le piante dei piedi esternamente. E cerchiamo di scendere con la testa verso il tappetino. Respira. Rilassa le spalle sono lontane dalle orecchie. Non forzare, rispetta il tuo limite.
Hatha Yoga Anusasanam. I talloni sono sempre a 90 gradi. Respiriamo. Ultimi due respiri profondi, consapevoli. Il richiamo dello scoiattolo ci invita a coltivare la calma interiore e il nostro spazio interno. Al prossimo inspiro guardiamo di fronte a noi, espiro ed inspirando lentamente ritorniamo su con la schiena. Una posizione dritta e da qui ci distendiamo a terra da questa posizione portiamo le gambe ad abbracciarsi al petto e le abbracciamo con le braccia. Dondoliamo a destra e a sinistra per qualche momento. Hatha Yoga Anusasanam. Al prossimo inspiro rilasciamo l'abbraccio delle gambe e portiamo le gambe in una posizione di bicicletta e iniziamo a fare proprio il movimento della bicicletta guardando in alto. Iniziamo a muovere le gambe come se stessimo cercando di raggiungere un posto attraverso questo movimento. Facciamo un movimento sempre più rapido, come se stessimo in discesa sulla bicicletta. Una grande distesa verde di alberi di tè, piante di tè. Di fronte a noi scendiamo, scendiamo, scendiamo e inizia una salita, quindi iniziamo più lentamente. Facciamo un movimento più lento, sempre più lento con le gambe. E poi di nuovo veloce, discesa. Veloce, veloce, veloce. E poi lento. E ci aggiungiamo le mani facendo lo stesso movimento anche con le braccia. Continuiamo. E piano 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 rilasciamo e riportiamo di nuovo le gambe al petto. Ci dondoliamo verso destra e verso sinistra.
e distendiamo le gambe di 90 gradi per prepararci ad impostare la posizione della candela. Se hai il ciclo o mal di testa o situazioni che possono disturbarti in quest'asana, resta pure a 90 gradi, altrimenti porta le mani con i palmi sul tappetino, premi a terra, portiamo i piedi oltre la testa e da qui impostiamo la posizione portando i gomiti quanto più vicino possibile, poggiamo le mani sui lombi ed inspirando col collo dritto, guardando verso l'alto, portiamo le gambe su e respiro. Hatha Yoga Anusasanam. Ancora un paio di respiri. Al prossimo espiro lentamente, scendiamo con le gambe oltre la testa, portiamo entrambe le braccia sul tappetino, con i palmi delle mani rivolte verso il basso, ed espirando lentamente srotoliamo la colonna vertebrale, vertebra per vertebra, in modo da riportare le gambe a 90 gradi e poi scendiamo completamente con le gambe. Da qui ci prepariamo a impostare la contrapposizione, la posizione del pesce, quindi portiamo le mani sotto i glutei, con i palmi rivolti verso il basso, le gambe sono distese in avanti con i piedi puntellati ed inspirando portiamo su il busto piegando i gomiti e la punta della testa sul tappetino. Apriamo bene il chakra del cuore, quello della gola, Ashna e Sahasrara. Respiriamo. Al prossimo inspiro, spingiamo a terra con i gomiti, portiamo sulla testa per guardarci l'ombelico ed espirando scendiamo giù con il corpo. Poggiando la testa per ultima, liberiamo i gomiti da sotto il corpo e ci prepariamo per entrare in Shavasana. Se hai bisogno di una copertina, calzini, questo è il momento. In Shavasana portiamo i palmi delle mani rivolti verso l'alto, in Jammudra.
e ci rilassiamo completamente. Atha Yoga Anusasanam. Diventiamo completamente consapevoli del momento presente, del qui ed ora. Iniziamo a rilassare la fronte, le sopracciglia, gli occhi. Il viso, la bocca, il collo, le spalle. Relax. Le braccia si vanno facendo sempre più pesanti, insieme alle mani, le dita delle mani. Si rilassa la pancia, il petto, il bacino. Relax. Così anche le gambe si fanno sempre più pesanti. Le cosce, i polpacci, i piedi, tutte le dita dei piedi. Relax. Entriamo in uno stato di completa e profonda tranquillità.
Piano piano iniziamo a ritornare al corpo fisico, muovendo le dita delle mani lentamente. Quelle dei piedi, e la testa verso destra, verso sinistra. Portiamo il braccio destro a estendersi oltre la testa. Poi ci spostiamo sul fianco destro in una posizione fetale. Rimaniamo qui per un attimo. Respirando lo stato di consapevolezza, calma e tranquillità che abbiamo appena creato. Mettiamo la mano sinistra sul tappetino. Ed inspirando ci portiamo delicatamente in una posizione comoda seduta. Da qui ci prepariamo a fare un esercizio di pranayama. Portiamo le mani in Rishi Mudra, quindi tutte le dita si toccano, eccetto i pollici. Portiamo le braccia all'altezza delle spalle e faremo la respirazione a narici alternate, quindi inspirando da un lato, espirando dall'altro. Inspiriamo insieme con entrambe le narici. Espiriamo con entrambe e tappiamo la narice destra per inspirare dalla sinistra. Tappiamo la sinistra e espiriamo dalla destra. Inspiriamo dalla destra. Tappiamo la destra e espiriamo dalla sinistra. Inspiro sinistra. Tappo sinistra e espiro destra. Inspiro destra. Tappo destra e espiro sinistra. Inspiro sinistra. Tappo, espiro destra. Inspiro destra. Tappo, espiro sinistra.
Inspiro sinistra. Tappo, espiro destra. Inspiro destra. Tappo ed espiro sinistra. Lascio le mani sulle ginocchia in Jha Mudra, con i palmi rivolti verso l'alto. E respiriamo normalmente con gli occhi chiusi, focalizzando l'attenzione sul terzo occhio.
la prossima ispirazione ci prepariamo insieme per fare 5 brammeri. Inspiro. Mettiamo lentamente le mani giunte al petto. E ci prepariamo ad intonare insieme una Kanda Mantra, un Om e 3 Shanti. La Kanda Mantra è sullo schermo. Iniziamo con un Om. Inspiro. Om Akanda Mandala Karam Vyaptam Yena Characharam Tatpadam darshitam yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Shanti, Shanti, Shanti.